etichetta ICM che ci viene a registrare sul posto, e quello che nasce da una cosa completamente inventata quasi il giorno stesso, ci accorgiamo a un certo punto ascoltando che è un vero lavoro straordinario, di una bellezza senza eguale. Abbiamo deciso così, grazie a Stefano, di stampare questo disco, e lui come produttore discografico, di stamparlo e di realizzarlo. Io voglio invitare, prima ancora di chiamare il gruppo qua, Stefano Amero come produttore e sound engineer di questo lavoro, che ha salvato, ha fatto questa registrazione che doveva essere un semplice ricordo della serata, invece è diventato una cosa molto importante che sarà distribuita dalla sua etichetta Arte Suono, un'etichetta molto importante nel jazz soprattutto, ma soprattutto il suono di questo disco, che è una cosa straordinaria. Stefano oggi è stato qua e ha fatto una specie di incontro, un seminario con degli appassionati studenti oppure operatori esperti di fonica. Sentite com'è bella la mia voce, io se mi sentite fuori dal microfono. Invece qua sentite che roba, è merito suo, guardate che applauso. Allora vorrei invitare la signora Stefano Amerio, grande applauso, e ci racconta come nasce questa cosa in breve. Buonasera a tutti, è un piacere essere qua. Io sono sempre di là di solito, quindi di qua è imbarazzante. No, dovresti stare qua ogni tanto, quindi. Oh, allora, è bellissimo perché il posto è stupendo, auguro a questo teatro veramente il top, perché è veramente un posto dove è bello fare musica, dove è bello incontrarsi. E stasera sono doppiamente felice perché viene presentato questo disco, che ha avuto una storia bellissima, e il risultato è che sono stati usati 5 microfoni, un sistema di registrazione, e quello che trovate sul disco è esattamente quello, non ci sono state manipolazioni e il suono è fantastico. Ma la cosa più fantastica è che durante il concerto i musicisti non sono stati amplificati come sono qua stasera, ma era un concerto completamente acustico. E quindi quello che trovate sul disco è veramente la fotocopia, è la fotografia proprio di quello che è successo in quella serata lì, senza alcuna alterazione. Quindi è un risultato fantastico per quello che mi riguarda dal punto di vista del mio lavoro. E poi loro hanno suonato veramente in modo pazzesco e sono stati veramente grandi. Quindi un applauso anche a loro di nuovo, perché hanno fatto veramente una bellissima cosa. Come on.